Bentornati al Gormiti Show! Johnny! Scusatelo, è sempre in ritardo, ma che ore sono? Vediamo. 10:51. È ritardissimo! Johnny! Eccomi Giada! Johnny, ma sei in super Ciao, ritardo! Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Io ho già salutato 10 ore fa! Lo so, scusami, stavo facendo tutto il mio conteggio di tutti i gormiti che ho, ne avrò, sai quanti sono arrivato? Tipo a 3.000, 4.000. Ho capito, ma la puntata è iniziata! E poi stavo guardando quanti magazine dei panini e gormiti avevo! Ma non ti sei accorto di che ore erano? Vabbè, Giada, ho fatto un po' ritardo, scusami, come che ci posso fare? Che ci posso fare? Sai perché hai fatto ritardo? Perché stavo contando, lo so! No, perché non hai il nuovo Watch dei gormiti, che ti sa dire che ore sono in ogni momento. L'orologio dei gormiti. Hai visto che bello? Ascolta, guarda. Lo voglio anch'io. Ascolta, guarda. Sei pronto? Sì, a sentire. 10:51. Okay. Ti dice l'ora. Sono quasi le 11. Vedi, così non saresti mai in ritardo. Ho capito perché tu c'hai un orologio dei gormiti e io no. Perché sì? Sentiamo, no, perché sì non è una risposta. Perché sì, perché io ho perso tante volte le sfide, quindi mi sono fatta questo regalo. Ho capito, se tu mi avessi regalato un Watch dei gormiti, a quest'ora io non sarei in ritardo, come la mettiamo? Facciamo così, guarda, mi sento buona oggi. Che c'è? Guarda un po' quanto buona sono. Grazie Giada! Hai visto un bel regalo di oggi? Ma non dovevi, ma grazie! Ma che bel regalo! Hai visto che bello? Ma che bello, ma dimmi un po', adesso che me l'hai regalato e tu ce l'avevi già prima, immagino che l'hai studiato un po'. Sì. Cosa posso fare con questo orologio super mega ultra alfa gormitico? Allora, puoi fare tantissime cose. Tipo? Puoi farti dei super selfie. Che ci facciamo subito. E ti puoi fare dei video con Giusto. I tuoi amici. Poi puoi imparare l'ora. E poi c'è il contapassi. C'è la calcolatrice. E ci sono anche 5 giochi. C'è anche la musica. Sì, c'è la playlist. Posso registrare anche la voce. Allora, abbiamo una cosa molto importante da fare adesso. Aspetta, ci sono anche le grafiche dei gormiti. Guarda sotto. Sì, c'è ci lo sono tantissimi sfondi. Che bello questo orologio, grazie. Davvero grazie. Mi aspetto Giada. Un bellissimo regalo adesso. Va bene, te lo farò, giuro, entro Natale. Natale tra poco, non è che. Cioè. Va bene. Andiamo avanti. Wow. Gianni, ma siamo nello store! Siamo nello store di giochi preziosi, Giada. Io volevo giocare proprio con Vrago e il tuo Krios proprio qua. E guarda quanti ce ne sono! Wow, guarda qua! Puoi scegliere quella che vuoi praticamente. Eh sì, c'è anche Gorok, c'è Piron. Allora, intanto facciamo vedere i nostri amici a casa, tutti i bambini che ci seguono. Krios, guarda quanto è bello Krios. È traslucido, sì. Sembra davvero fatto di ghiaccio. È vero. Ma anche il mio Vrago, guarda, muove la testa, apre la bocca, vola. E? Guarda io Gianni, guarda il mio colpo no, segreto. Non lanciarmi siete il tuo pronti? No, guarda il tuo segreto. No. Ti ha colpito! Ma mi hai colpito. Sentilo. Ma Giada, mi hai colpito! Sì, ti ha sconfitto. Io non ti posso lanciare niente. Ti ruggisco allora. Anch'io. Combattiamo così. Gianni, adesso però abbiamo tantissime cose da fare. C'è una sfida che ci sta attendendo. Sì, però andiamo anche in quella sezione dei gormiti. C'è una sfida Gianni, adesso andiamo a sfidarci. Sì. Allora, siamo prontissimi per questa sfida. Quindi, mi stai dicendo che sì, a partire dal... Ma è impazzito. Dalla... sì? Gianni. Ok, quindi dalla destra... Ma con chi stai parlando? Giada, sto parlando. Ma con chi parli? Giada, sto parlando. Gianni, ma... Non mi disturbare, quindi. Stai dicendo che sì. Ok, dalla terza. Gianni, dalla terza. Con chi stai parlando? Con la mi scatola. Mi sto preoccupando. Con la scatola mi sta consigliando quale bustino utilizzare, perché è la mia nuova tecnica. Le sì? scatole non parlano, Gianni. Sì? Ok, perfetto, grazie. Grazie mille, scatola. Mua.
Ok. Scusa, da quando in qua parli con le scatole? Perché Giada è la nuova tecnica, no? Allora. Comunque. Allora, chiedi alla scatola quale bustina posso scegliere. Scatola. Quale posso scegliere? Non parla, vedi che visto non parla. Visto che non parla, con te non parla. Non è vero, te lo sei pronti? Inventato. Oh, questa è bella. Sì, questa. Scatola, mi raccomando, non è che questo è un... Se ti fa perdere questa scatola, sono contenta. Noi siamo amici, ti ho portato sull'altalena, cioè abbiamo fatto un sacco di cose insieme. Quando l'hai portata sull'altalena? Al parco giochi. Scusa, non devo ridere. Sì, perché tanto hai già perso. Non è vero. Ridi, ridi finché vinci o perdi. Pronti? Allora, io ho trovato Orion. Io ho trovato Iridium. Cioè combattiamo ad armi pari. Non mettiamo armi pari. Allora. Che numero hai trovato sulla card? Non si sbircia, Giada, non te l'hanno insegnata a scuola? Ma se tu sbirci sempre. Allora, io ho trovato il numero 8. E ripeto, 8. Forse non hai sentito. 8. E io ho trovato il numero 70. Ho vinto, quindi. Nei tuoi sogni. No, ho trovato il numero 7. Vabbè, dai, ci siamo. Sì. Non è male. Ora. Sotto al piede. È il momento più importante della sfida, quando andiamo a vedere il loro piede. E il loro stivale. Dai. Che numero hai trovato? Tu hai guardato? Sì. E io no. Quindi, visto che bravo che sono, passa e io te lo passo. Dai. Ma Giada, ma puoi trovare il numero 1? È bassissimo. No, ma è bassissimo. Lo so. Troppo. Lo so. Basso. Allora la porto un po' sull'altalena anch'io, così magari. Vai, andate, andate. Vado. Ciao Giada, ciao. Ma aspetta, ciao. Dobbiamo andare alla bacheca gormitica. E tu intanto vai al parco giochi con la scatola. La magenta. Tu non ti preoccupare. Ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Johnny, però prima di vedere le foto che ci hanno inviato, c'è una cosa molto importante da ricordare. Esatto, il 26 novembre, Giada, siamo nello store di giochi preziosi in Piazza Duomo a Milano dalle 17 alle 18 per... incontrarvi dal vivo! Che bello, non vediamo l'ora. Non vedo l'ora, assolutamente. Però per tutti i bambini che non possono raggiungere Milano, ok? Sì. Noi continueremo con le live online. Mi raccomando, scrivete a gormitishow.com. Esatto. Potete così iscrivervi alle live, mandarci le foto, le dediche, tutto quello che volete. Noi ci siamo sempre, o qua a Milano o anche online. Ora, guarda un po' cosa ci manda Super Flavio. Un bellissimo disegno fatto da lui, è colorato. Alfa Vulcan, bellissimo. Ma hai visto tutti i particolari bellissimo. Che ha fatto? Wow, proprio a matita, grande, mi piace un sacco. È super forte. È Vulcan, è Vulcan. Bravo Flavio! Se volete mandarci anche voi disegni, foto, dediche, saluti a gormitishow.com. Noi li guardiamo sempre, li mostriamo in puntata. Ci piace tanto. Però Johnny, adesso purtroppo è finita la puntata. Bisogna salutare i nostri amici. Noi ci vediamo comunque a Milano il 26 novembre. Vi aspettiamo, mi raccomando. Veramente in tantissimi. Non vediamo l'ora di vedervi tutti. Un saluto da Johnny. E Giada. Ciao.